Dante Maffia, dicevo, non ha bisogno di particolari presentazioni, è il presidente del comitato che promuove il premio Capospulico, ma è tanto altro ancora. Il suo curriculum sarebbe lunghissimo da leggere, io vi voglio ricordare a questo pubblico solo due o tre particolari di Dante Maffia. È stato insignito della medaglia d'oro alla cultura conferitagli dall'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Di recente ha rappresentato l'Italia, di recente, qualche anno fa, quando il ministro degli esteri era Massimo D'Alema, ha rappresentato l'Italia al Salone Internazionale del Libro di Belgrado. Infine, la cosa più recente, è autore di un libro che è andato a Ruba e ha ottenuto diversi premi a livello nazionale e internazionale. Milano non esiste. Tra gli altri premi ci piace ricordare il premio Matteotti, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e assegnato a Dante Maffia per Milano non esiste. È da poco rientrato in Italia perché è stato in Polonia a presentare un suo romanzo che è stato tradotto dall'italiano in polacco, e quindi bentornato in Italia, bentornato nella tua Roseto. Ovvio che stiamo introducendo il premio Capospulico, immagino che ci siano state belle difficoltà per scegliere nel lotto da premiare. No, difficoltà no, le proposte erano tantissime, proposte perché la Calabria, anche se sui giornali voi giornalisti, perché voi sapete che Franco Maurella noi lo utilizziamo spesso come un Mike Buongiorno che ci appartiene, in realtà è uno dei più, come dire, straordinari giornalisti che abbia la Calabria, non lo dico così per captatio benevolenza, ma perché riesce sempre, e non è uno scambio di complimenti, perché riesce sempre a dare non solo la notizia, ma a dare ciò che c'è dietro la notizia, che non è di tutti i giornalisti. Ecco, noi abbiamo avuto una serie infinita di proposte, quindi la Calabria è piena, ricca di talenti, e quindi abbiamo dovuto valutare queste proposte e naturalmente ci siamo confrontati con la Commissione in una dialettica molto serrata, molto aperta, fino ad arrivare alle conclusioni finali, che poi saranno annunciate tre nomi, uno locale, vabbè, la presentazione la fai tu. Grazie Dante, noi allora velocemente andiamo a presentare e assegniamo la Commissione. Ha assegnato una targa ricordo a riconoscimento dell'impegno e della professionalità profusa per la creazione di un sito internet su Roseto Capospulico che ha avuto contatti da tutto il mondo, una targa a Domenico De Palo, che invito sul palco insieme all'assessore al turismo Sabrina Franco, dottoressa Sabrina Franco, per la consegna della targa ricordo. Eccolo qui, Domenico De Palo, vieni Domenico, complimenti, aspettiamo l'assessore Sabrina Franco che ti consegnerà la targa, eccola qui, facciamo un applauso anche alla dottoressa Franco, assessore al turismo del comune di Roseto Capospulico, benvenuta. Grazie a te, benvenuti a tutti, buonasera. Allora, è con particolare piacere che consegno questa sera la targa a Domenico, un ragazzo rosetano, intraprendente, che ama Roseto al punto tale da decidere un giorno di creare un sito per promuoverne e divulgarne il nome, e che ogni giorno con cura e passione lo alimenta. Ti ringraziamo per questo, Domenico, complimenti. Grazie dottoressa Franco. La motivazione a Domenico De Palo, giovane impegnato che con passione e professionalità attraverso la sua community rosetana su internet ha contribuito a proiettare l'immagine positiva di Roseto e dei rosetani nel mondo. Grazie a Domenico De Palo. Complimenti ancora.
grazie anche all'assessore Sabrina Franco per essere qui. E allora, prima di invitare sul palco i due premiati per questa 12ª edizione del Capospulico, inviterei il sindaco di Roseto Capospulico, Franco D'Urso, che poi rimarrà con noi per la premiazione, ma giusto per un saluto istituzionale in onore di questa dodicesima edizione del Premio Nazionale Capospulico. Benvenuto sindaco, io le cedo il microfono. Sia sintetico, perché qui tutti fremano per, non solo per il premio, ma anche per il dopo premio. Intanto grazie all'amico Franco Maurella, buonasera a tutti, grazie a tutti voi per essere intervenuti a questa serata. Il tempo non ci è stato assolutamente di aiuto, però comunque la manifestazione si è fatta, di questo ne siamo assolutamente soddisfatti. Io solo un minuto per porgere il saluto mio personale dell'amministrazione comunale a tutti i presenti, soprattutto il benvenuto a tutti i turisti che anche quest'anno ci hanno onorati della loro presenza. Quest'anno, per quanto riguarda le manifestazioni estive, avrete notato che manca un pezzo importante, manca la serata clou, manca il big, e questa è stata una scelta per noi molto sofferta, molto dolorosa, ma l'abbiamo dovuto fare per un senso proprio di moralità, considerata la crisi che sta toccando il mondo intero e soprattutto i piccoli comuni che ne hanno risentito in maniera molto molto ma molto forte, ci ha indotto a tagliare i costi delle manifestazioni estive. Per questo abbiamo abbattuto di circa il 40% il costo del calendario estivo. Ovviamente lo abbiamo fatto, come dicevo prima, con grande senso di responsabilità, voi ci scuserete, però comunque le manifestazioni estive si tengono lo stesso, belle serate come queste le abbiamo continuato a fare, le faremo fino alla fine del mese di agosto. Abbiamo fatto questa scelta per non intaccare i servizi essenziali. I servizi essenziali in questo periodo credo che siamo riusciti a mantenerli, soprattutto per quanto riguarda i servizi ambientali. Con un pizzico di orgoglio voglio informare tutti voi che la qualità delle acque, da un esame fatto pochi giorni fa dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente, è risultata nel nostro territorio eccellente. Le acque della depurazione abbiamo voluto esporre nella bacheca comunale alle nostre spalle, i risultati delle analisi sono assolutamente pulite, per cui con un pizzico d'orgoglio dicevo abbiamo sì sacrificato il calendario estivo, ma abbiamo mantenuto i servizi essenziali per i cittadini residenti e anche e soprattutto per i numerosi turisti, a cui va di nuovo il mio saluto affettuoso, il ringraziamento e l'arrivederci al prossimo anno. Grazie. Grazie sindaco, grazie per questo tuo intervento sintetico. Noi vorremmo andare avanti con il premio, è possibile farlo? Senta, il momento è particolare, quindi la pregherei. Grazie. Allora, noi stiamo per premiare, vi dicevo del problema che abbiamo avuto con la location della serata di questa sera. Mi auguro che i destinatari del premio siano riusciti a trasferirsi dal castello qui a Piazza Azzurra. Allora, l'edizione 12ª edizione del Capospulico va a Vincenzo Busa, che inviterei sul palco insieme con l'avvocato Antonio Labanca, che è rappresentante della commissione che ha giudicato, appunto, che ha assegnato i premi Capospulico di questa 12ª edizione. In attesa che salga sul palco il dottor Vincenzo Busa, diciamo che lui è originario di San Cosmo Albanese, è direttore della direzione centrale degli affari legali e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate. Eccolo qui, dottor Busa, benvenuto, complimenti, avvocato.
Dicevo, il curriculum è lunghissimo perché fa parte e componente di diverse commissioni, che elencarle tutte faremmo mattina. Allora io poi ha una docente anche universitario di diritto tributario e consulenza aziendale, lo è stato alle due università milanesi, alla LUIS, all'Università della Calabria anche a quanto pare, e tra tutte le commissioni di cui è componente ce ne sono tantissime anche prestigiose, per cui un ruolo sicuramente di prestigio. Io prima devo leggervi la motivazione del premio e poi facciamo consegnare la targa all'avvocato Antonio Labanca, a Vincenzo Busa, che ha saputo portare in alto i valori autentici della Calabria in un campo irto di difficoltà grazie alle sue nobili doti ed alte competenze che lo hanno imposto all'attenzione nazionale. Il premio Capospulico 2011 a Vincenzo Busa. Complimenti ancora. Quando si parla di attività tributaria, di agenzie delle entrate, di solito il personaggio diventa un po' antipatico con i tempi che corrono e con le tasse che ci sono. No, quando c'è la coscienza un po' di operare il bene pubblico, in particolare per le sorti del bilancio dello Stato che ne ha tanto bisogno, io direi che questa sorta di iniziale di popolarità deve lasciare il passo inevitabilmente all'apprezzamento generale nei confronti, non me in particolare, ma di tutti quanti operano nell'ambito della pubblica amministrazione correttamente. Sono grato all'organizzazione per il premio che hanno dovuto tributarmi, a me particolarmente gradito, perché questo premio mi ricollega un po' alle origini della mia attività professionale, che coincidono proprio con l'esperienza presso l'ufficio delle imposte di rete di Amendolara, e per questo il premio mi è particolarmente gradito ed è un premio che voglio dedicare proprio ai colleghi che con me hanno lavorato presso l'ufficio delle imposte dirette di Amendolara ormai tanti anni fa, in particolare Vincenzo Pagano, Umberto Barletta, Antonio Pinelli, persone che mi hanno dato molto e che testimoniano della grande patrimonio culturale di cui dispone l'Alto Ionio Cosentino. Per noi, mi consente ancora un'ultima considerazione, per noi che abbiamo lasciato la Calabria, io direi che abbiamo il dovere innanzitutto di dichiarare, almeno di fronte alle nuove generazioni, di esserci formati in Calabria. E di dichiarare anche che le nostre fortune professionali originano dai tempi in cui abbiamo respirato quel clima culturale che qui in Calabria ancora legge nonostante le tante difficoltà ambientali. Grazie. Grazie dottor Busa, premio Capospulico 2011 al dottor Vincenzo Busa. Grazie ancora, grazie anche all'avvocato Labanca per essere stato con noi sul palco. Di nuovo ancora grazie e complimenti. Secondo destinatario del Capospulico 2011 al dottor Alberto Liguori. Alberto Liguori è originario di San Demetrio Corone, è membro del Consiglio Superiore della Magistratura, primo calabrese, espressione del distretto di Catanzaro, insignito della prestigiosa funzione. Inviterei sul palco il dottor Alberto Liguori, il magistrato Alberto Liguori, per ricevere il premio Capospulico 2011 che sarà consegnato personalmente dal sindaco Franco D'Urso. Eccolo qui dottor Alberto Liguori, benvenuto a Roseto. Benvenuto a Roseto, complimenti per il premio. Io leggo immediatamente la motivazione.
ad Alberto Liguori per la serietà e l'impegno profusi negli studi che lo hanno portato alle più alte cariche della magistratura, con l'orgoglio di appartenere alla grande tradizione calabrese, e per l'onestà e l'obiettività con cui interpreta il suo mandato. Complimenti, complimenti. Vi ricordo soltanto che ha cominciato nel 91 come pubblico ministero ad Enna, poi è stato trasferito alla procura di Rossano e nel 95 a quella di Cosenza, dove nel 1999 è passato all'ufficio di sorveglianza. Dall'agosto 2008 presiede il tribunale di sorveglianza di Catanzaro e poi è stato nominato membro del Consiglio Superiore della Magistratura, e con orgoglio che diciamo che è stato il primo calabrese espressione del distretto di Catanzaro insignito della prestigiosa funzione. Allora lasciamo il microfono per un saluto, dottor Alberto Liguori, prego. Buonasera a tutti. Ecco. Buonasera a tutti, ringrazio l'organizzazione Procione Mafia per il pensiero di cui l'ambasciatore di questo periodo storico mi ha tanto bisogno. Siamo servitori dello Stato, veniamo dalla Calabria, la Calabria operosa, che la nostra relazione con la maggior parte dei calabresi hanno il senso del governo, il senso dell'istituzione che dà l'appartenenza. Siamo orgogliosi, cercheremo di fare sempre di più, e buone vacanze a tutti e grazie ancora. Grazie, grazie al dottor Alberto Liguori, destinatario del premio Capospulico 2011, grazie sindaco, grazie al presidente di commissione Dante Maffia. Noi abbiamo concluso, almeno io personalmente ho concluso il mio compito, mi auguro che la serata possa proseguire nel migliore dei modi. Vi annuncio un ospite veramente di eccezione, un cantante meraviglioso, è con noi questa sera, per voi, Amedeo Minghi. Anche tu sei
sarò molto più forte.